diciamo che questo è stato un percorso fino adesso, ma lo sarà sicuramente anche a Bari, insomma siamo nella mia terra, sono sicuro che risponderanno i tifosi alla grande e adesso siamo in una fase importante chiaramente del torneo, abbiamo fatto 5 partite che sono state tutte un aggiungere insomma qualcosa, adesso ci giochiamo le partite diciamo dentro fuori, siamo pronti. Che squadra è la Macedonia del Nord? Beh, adesso la stiamo guardando perché loro staranno nell'altro girone, quindi oggi sarà oggetto di studio più approfondito, quindi vi saprò dire meglio da domani, perché chiaramente siamo stati molto impegnati, però sono squadre, tutte quelle che arrivano dagli ottavi, insomma, sono tutte squadre che hanno sicuramente qualità, adesso la studieremo meglio per vedere un po' quali sono i punti forti e i punti deboli. Qual è lo spunto più interessante che è emerso dalla prima fase? No, allora, a parte il discorso di una festa della pallavolo impressionante e un grande coinvolgimento in questo tipo di torneo che stiamo facendo, dal punto di vista diciamo tecnico abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutti i ragazzi nelle varie situazioni. L'ultima partita è stata tosta, anche se non aveva un valore diciamo dal punto di vista della classifica perché era già decisa, però abbiamo cercato di non mollare nonostante una Germania che ci ha fatto diciamo soffrire e con una partecipazione di molti giocatori, quindi diciamo che ha avuto un suo significato, un suo valore. Riconfermarsi non è mai facile, con che spirito l'Italia vuole riconfermarsi a questo europeo? Ma noi diciamo abbiamo già cancellato le cose che facciamo prima, cerchiamo di non ci servono diciamo se non per la consapevolezza che siamo una squadra competitiva, poi il resto te lo devi guadagnare ogni volta, quindi sappiamo che sarà insomma un torneo duro, più si va avanti ci sono squadre che almeno altre 3 squadre che puntano alle medaglie, che hanno la possibilità, vediamo, la nostra filosofia è sempre un passo alla volta e vediamo di giocarci le nostre chance. Dalla prima fase qual è lo spunto più interessante che è emerso secondo te? Che siamo riusciti a affrontare le difficoltà durante le partite e alla fine siamo riusciti a prendere 5 vittorie su 5. Puntate alla vittoria? Certo. Dopo un'ottima prima fase vi aspettano gli ottavi a Bari, cosa vi aspettate? Ma ci aspettiamo sicuramente di giocare delle partite di alto livello contro squadre ostiche, sono partite secche, quindi c'è sempre il dubbio della partita secca, no? La difficoltà della partita secca, quindi siamo qui per fare del nostro meglio e cercare di giocare bene a pallavolo. Sperando anche nel calore di Bari. Ma sicuramente, quello, guarda, sono molto sicuro perché ho già vissuto qua con la nazionale alcune partite molto importanti, ricordo ancora le qualificazioni per Tokyo, avevamo giocato qua a Bari, era stato qualcosa di incredibile, il calore del pubblico, quindi sono convinto e sicuro che ci sarà sempre. L'obiettivo finale è riconfermarsi? No, l'obiettivo finale è vincere gli ottavi, guardiamo quella parte lì, poi dopo vedremo cosa succede.